Signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo dalle cose semplici ma fondamentali. Infatti il primo oggetto di cui voglio parlarvi, nonché il principe, è sicuramente questo trolley di Horizon Studio, colui il quale, passatemi il tecnicismo, definirei assolutamente geniale. Ora seguitemi perché vi racconto tutte le chicche tecnologiche contenute all'interno. Prima però vi ricordo che per supportare il mio lavoro potete lasciare un bel mi piace qui sotto, accendere l'apposita campanellina e seguire anche il mio prezioso canale Telegram di offerte. Io mi giro dall'altra parte così non vedo e voi fate un po' come volete. Innanzitutto, rotelle assolutamente iperscorrevoli di progetto giapponese a 360 gradi, potete veramente usarlo ovunque ed è di una comodità disarmante, ve l'assicuro. Braccetto estensibile in tre posizioni, quindi se siete super alti potete averlo alla massima altezza, c'è una leggera misura intermedia per chi eventualmente appunto si trovasse con dei problemi in questo senso. Affascinante il fatto che abbiamo nella parte laterale, vedete, queste bellissime chiusure con tanto di chiave TSA, perfetta per quando andate in America perché possono fare l'ispezione della valigia, ovviamente codice numerico, delle bellissime maniglie che ci permettono di sollevarla, ma ragazzi miei, la vera chicca si cela proprio qui. Infatti lo vedete, dietro questo sportellino che non ruba spazio assolutamente a nessuno, si nasconde un bellissimo powerbank. Posso addirittura estrarlo, completamente realizzato in alluminio, 10.000 mAh, fantastico perché oltre a essere brandizzato Horizon Studio proprio come la valigia, abbiamo a disposizione il Quick Charge 3.0, uscita USB di tipo A, perfetta per tutti i nostri dispositivi. Una volta aperta vedete come si organizza lo spazio, ovviamente nasce come trolley da cabina ma esiste anche in varianti più capienti. Qui all'interno della tasca dedicata vedete è presente il cavo che ci permette di sfruttare al meglio la nostra batteria, così non dobbiamo ricordarcelo. All'interno dell'altra tasca invece abbiamo una mantella per la pioggia veramente comodissima che si infila nell'apposita tasca, ovviamente mantella per il trolley, oltre che una sacca per i vestiti in tela che qui non ho portato e una sacca per i liquidi. Tra l'altro andiamo alle cose un po' più pratiche. Per qualche strana ragione nei supermercati come questo non accettano il pagamento contactless con la carta di credito Mastercard o Visa, pur essendo un paese che accetta praticamente soltanto la carta e i contanti non li vede mai. Quindi la miglior soluzione che ho trovato è questa, ossia una cover di Barroy completamente realizzata in pelle nella parte frontale e in un bellissimo tessutino proteggiscocca nella parte inferiore, che però cela all'interno un paio di segreti veramente affascinanti. Infatti lo vedete, in questo piccolo scomparto laterale abbiamo a disposizione uno sportello che nasconde all'interno per esempio delle carte di credito fisiche, e come vedete io ho la mia fedele carta maestro che funziona perfettamente ma non può essere messa come carta contactless sullo smartphone. Molto interessante anche il fatto che nella parte posteriore vedete abbiamo a disposizione due scomparti, uno per lo strumentino per togliere la SIM e uno ovviamente per contenere una SIM alternativa, essenziale quando ci si trova all'estero e si deve avere un doppio operatore. Molto molto bella. Naturalmente girare in una città come Amsterdam in bicicletta è assolutamente un must, infatti ci sono veramente piste ciclabili ovunque, intersezioni praticamente autostradali e semafori. In questo senso viene in mio aiuto l'ottimo Apple Watch con questo bellissimo cinturino in pelle di Surrit con Apple Maps che ci indica la direzione corretta verso la nostra destinazione. A proposito di Apple Watch, fatemi raccontare questo bellissimo gadget che porto sempre con me in viaggio. Sto parlando di un caricatore esterno per Apple Watch che possiamo lasciare comodamente sul comodino di Belklin, completamente realizzato in plastica, quindi anche leggerissimo, tiene dentro fino a due ricariche complete di Apple Watch. Basta appoggiarlo sull'apposita base di ricarica proprietaria e vedete, lui parte e va direttamente in ricarica. Unica chicca mancante, l'USB di tipo C, vedete, purtroppo abbiamo una micro USB. Comunque super super consigliato. Signori, dovete sapere che una delle attività preferite dagli olandesi nel loro tempo libero è quella di recarsi in questi meravigliosi polmoni verdi che ci sono diffusi all'interno della città. È per questo che ho portato con me questo Bang & Olufsen P2. Stiamo parlando di una cassa Bluetooth con tantissima tecnologia, ma soprattutto con un'acustica e un'estetica veramente pazzeschi. La parte migliore in assoluto è il fatto che è realizzato completamente in alluminio, bellissimo da vedere, porta USB di tipo C per la ricarica e cordino in pelle per appenderlo e condividerlo al meglio con gli amici. Soprattutto è molto interessante il fatto che la componente acustica è veramente pazzesca, abbiamo un audio che dentro un cosino così piccolo è quasi incredibile, ve lo assicuro, dopo ve lo faccio anche sentire, ma soprattutto possiamo controllare tutte le funzionalità smart direttamente dall'apposita applicazione e addirittura scuotendolo cambia traccia e toccandolo possiamo programmare una serie di funzioni come la sveglia oppure addirittura il cambio traccia, veramente molto molto comodo. Adesso vi porto a vedere che in questo meraviglioso parco
c'è l'orto botanico pubblico comunale. Voi in pratica, se siete residenti qui ad Amsterdam, potete affittare un piccolo spazio in questa bellissima area attrezzata e gestita e coltivare la vostra propria pianta. Qui in Olanda è obbligatoria solo nei treni e negli aeroporti, ma se volete una mascherina bella come la mia, realizzata completamente in tessuto lavabile, la trovate direttamente dal link qui sotto in descrizione. Prima di continuare, direi un meritato pranzo. Con vista. In realtà il posto in cui sono seduto è questo spettacolare eye, ossia l'occhio. Dalla riva opposta infatti sembra un occhio che guarda attraverso la vostra anima. Stiamo parlando di una vera e propria meraviglia dal punto di vista stilistico, dal punto di vista architettonico, ma soprattutto dal punto di vista funzionale. Infatti è un museo della cinematografia, il più importante qui di Amsterdam. Presenta ben 4 sale cinema che ci permettono di approfondire quelle che sono le tematiche legate al multimediale e poi una serie di esposizioni permanenti e temporanee, veramente da non perdere. Tra l'altro non so quanto si riesca a vedere da qui, ma si trova vicino a questa spettacolare torre che presenta la più alta altalena sospesa d'Europa. Guardate che meraviglia. Sono stato ieri, ma ho fatto solo delle storie. Signori, in una situazione comoda come questa, con l'aria fresca, una bellissima vista e soprattutto wifi gratuito, non posso che mettermi magari a risolvere qualche problema lavorativo. Penso, lo saprete, in situazioni come queste è veramente facilissimo connettersi e lasciare alla mercé degli sconosciuti e dei malintenzionati tutti i nostri dati di navigazione. Tipo ora che sto facendo il login su PayPal per fare una transazione e sono connesso al wifi pubblico di questo Brasilie, mi disturba che i miei dati passino in pubblico direttamente davanti agli occhi di quel signore che magari vuole rubarmeli. È una signora, perfetto, con un bambino. È per questo che utilizzo sempre Surfshark per connettermi, un software che avete anche la possibilità di provare gratuitamente con il link che vi lascio qui sotto in descrizione, essenziale per proteggervi da tutte quelle che sono le minacce della rete. Utilissimo anche per dare un'occhiata alle librerie Netflix degli altri paesi connettendosi semplicemente tramite appunto la loro VPN. Mi raccomando, link qui sotto in descrizione, vi lascio anche il codice sconto 8 per l'83% in sconto e 3 mesi in omaggio. La vera bellezza di questo lavoro è il fatto che si può fare veramente ovunque. C'è qualcosa da risolvere, lui si occupa di tutto, perché posso tranquillamente editare anche i miei file in 4K senza nessun problema, posso rispondere alle mail, posso connettermi a wifi, posso insomma eseguire tutti i miei compiti professionali. Molto interessante la custodia di cui accennavo, perché è compatta, leggera, assolutamente protettiva, ovviamente tende un po' a rovinarsi e a strisciarsi come qualsiasi tipo di pelle, ma acquisisce anche quella patina che la rende ancora più raffinata, perfetta, tra l'altro abbinata a tutti gli accessori del video di oggi, perché come avete visto il tema della pelle è assolutamente ricorrente. Comunque, grazie a lui, questo adattatore da muro di Oki con tanto di doppia uscita Type-C e soprattutto con quella che mi permette anche di portare la carica alla massima potenza possibile al mio MacBook, posso girare senza l'adattatore da muro grande, scomodo e con un'unica uscita e avere questa compattezza e versatilità assolutamente fondamentali. Queste, le vedete, sono delle case completamente sospese sull'acqua. Mini turbina eolica a disposizione di questa piccola impresa. Questo posto vicino al porto di Amsterdam ha veramente del pazzesco. Stiamo parlando di un gigantesco hangar in cui coesistono più di 100 artisti, ognuno con il proprio atelier, artisti, designer, architetti, qualsiasi cosa voi vogliate. È veramente un sogno, mi piacerebbe tantissimo un giorno stabilirmi in uno di questi piccoli spot, tra l'altro direi decisamente creativi e particolari, molto molto affascinante. In situazioni particolari come questa però potrebbe capitare di finire la batteria del proprio telefono o del proprio portatile, è per questo che porto sempre con me una risorsa veramente fondamentale. Attenzione, non è solamente un power bank, ma una capacità di tracking GPS assolutamente fenomenale in situazioni come queste. Stiamo parlando di questo power bank di Nomad, 10.000 mAh, veramente ottimo e super resistente per quanto riguarda la scocca di cui è composto, ma soprattutto una chicca fondamentale: doppia porta USB di tipo C sia in entrata che in uscita, per poter utilizzare di fatto un solo cavo. In questo caso la sua potenza in uscita è sufficiente anche a tenere in carica, diciamo, se non proprio a ricaricare quando viene quando non è sotto sforzo il mio MacBook. Questo ci permette assolutamente di proseguire con il lavoro in una maniera assolutamente fantastica, perfetta. Nello specifico vi consiglio anche questo super cavo di Oki, addirittura angolato, che ci permette di occupare meno spazio possibile e di avere un risultato pulito e assolutamente perfetto. Vedete, io posso semplicemente connettermi in questo modo e andare avanti a lavorare anche tutto il giorno. Inoltre, chicca assolutamente geniale, abbiamo la possibilità di utilizzare il modulo Tile integrato per fare un tracking GPS completo di quello che è appunto la nostra batteria. Io la tengo sempre in zaino proprio per questa specifica ragione: voglio evitare di perdere il mio zaino preferito. Non avete davvero idea di quante volte questa funzionalità specifica mi ha salvato la vita, come ad esempio un attimo fa, visto che lo zaino stava rimanendo nell'hangar. Comodo ma non fondamentale il fatto che possiamo anche farlo suonare da remoto, in modo
da individuare rapidamente il nostro zaino, ma soprattutto possiamo utilizzare la comodissima rete di Tile internazionale per cercarlo nel caso qualcuno sia prossimi alla sua presenza. Buongiorno signori e benvenuti a Rotterdam, la città portuale più grande d'Europa, ma soprattutto quella con più nazionalità contemporaneamente che vivono nello stesso centro urbano, 176 nazionalità diverse che coesistono. Quale situazione allora migliore per mettere alla prova le capacità e le caratteristiche di questa nuovissima Leica QP, nuovissima in realtà, nuovissima nelle mie mani, e infatti la sua vocazione è tipicamente pensata per la street photography e qui devo dire che le occasioni si sprecano. Inoltre dobbiamo dire che si integra veramente molto bene con quella che è questa estetica nordica grazie a questa finitura nera opaca veramente spettacolare. Questione assolutamente da annoverare vista appunto questa vocazione, il fatto che la leva di accensione ci permette di selezionare lo scatto singolo o lo scatto continuo in modo da avere una raffica continua di colpi perfetta per immortalare il momento anche nell'attimo più inaspettato, ma soprattutto dovete immaginarvi che l'accensione sia veramente fulminea: una volta premuto il tasto lei è pronta a scattare in meno di un secondo, e questo, come potete immaginare, nelle situazioni punta e scatta è assolutamente fondamentale per essere rapidi e indolori. Un altro punto che vorrei assolutamente menzionare è quello legato all'ergonomia. Infatti è innanzitutto estremamente leggera, quindi portarla in giro è veramente un piacere anche in una giornata come questa molto calda e camminando varie ore per cercare lo scatto migliore, ma soprattutto vedete molto interessante questo scanso per il dito che con il pollice ci permette di brandeggiarla una mano sola, comodissima perché appunto potete averla sempre pronta allo scatto. Le ghiere sono meccanicamente impeccabili, realizzate veramente benissimo, danno un feedback pazzesco quando si vanno ad operare, ma soprattutto secondo me è fantastico questo, diciamo, questa presa per l'indice che ci permette di regolare il fuoco in maniera assolutamente precisissima quando la si utilizza in manuale. Bello, bello, bello. Già che ci siamo, due piccole informazioni veloci su questo strepitoso palazzo progettato dallo studio di Rem Koolhaas. La parte interessante è che è il più popoloso di tutta Olanda e soprattutto, lo vedete, occupa una superficie di 160.000 metri quadri e ospita più di 5.000 persone, rendendo di fatto quest'area qua, che vedete, portuale, la più densa di tutta l'Olanda a causa della sua presenza. Se dovessero interessarvi le foto della giornata di oggi, ovviamente le trovate sul mio account Instagram, @8.climan, seguitemi lì e soprattutto date un'occhiata alle stories pinnate in alto perché racconto un po' tutto quello che ho visto in queste magnifiche giornate. Beh, quello che vedete alle mie spalle è l'arcinoto Erasmus Brox, ossia il ponte Erasmo. L'ha progettato Hans Studio, ovviamente è spettacolare con questo pilone centrale che tiene praticamente sollevato l'intera struttura, ma la parte interessante è che il 75% degli abitanti di Rotterdam intervistati era convinta che l'avesse progettato Erasmo da Rotterdam. Ah, tra l'altro, se vi interessa il cinturino rosso che sto utilizzando, lo trovate linkato qui sotto in descrizione, come tutto quello di cui sto parlando oggi. Come focale abbiamo un 28 mm fisso, ovviamente ci costringe ad avvicinarci molto di più al soggetto e fotografare quindi con il corpo e non attraverso l'uso dello zoom. Secondo me è una componente molto interessante che aiuta e agevola un certo tipo di foto e un certo tipo di street photography. Non dimentichiamoci che rimane un experience Leica 100%, tra l'altro con questo modello QP manca completamente il brand e questo la rende ancora più trasportabile e ancora più affascinante dal mio punto di vista. 100% made in Germany, costruzione pazzesca, ti veramente fa venire la voglia di scattare anche, merito dell'heritage di un brand di questo tipo. Signori, il video di oggi è finito, spero vi sia piaciuto, ovviamente il link a tutti i prodotti di cui vi ho parlato oggi li trovate qui sotto in descrizione, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace e un commentino. Noi però ci rivediamo sabato prossimo con un solito prossimo video.